L'Operazione Colomba è un corpo non violento di pace, nel senso che è una presenza di pace e di riconciliazione non violenta in zone di conflitto e di guerra. Organizziamo un concerto per sostenere il progetto in particolare di presenza di Operazione Colomba con i profughi siriani in Libano, nella zona nord del Libano, a Tel Abbas. Perché la Siria? Perché la Siria è stato lo scenario di una guerra internazionale, una guerra mondiale che molte delle autorità a partire dal Papa hanno annunciato come uno dei luoghi più tristi in cui si consuma la violenza dell'uomo. L'associazionismo è la più grande infrastruttura del nostro paese. Questa è una piccola operazione che lancia, però manda un messaggio importante. Il messaggio di questa conferenza stampa è che cosa possiamo fare noi per gli altri. E l'operazione Colomba dà, è una risposta concreta a che cosa possono fare loro, e quindi noi tutti quanti assieme in rete, per gli altri. L'iniziativa è un'iniziativa piccolina, ovviamente, però ci sembrava una cosa concreta, cioè la possibilità di raccogliere concretamente dei soldi, no? Non solo simbolici ma anche concreti, per aiutare chi sta vivendo una situazione difficile. Abbiamo deciso di sostenere attraverso questa iniziativa il lavoro di Operazione Colomba, che nei campi profughi da anni vive insieme a chi scappa dalle guerre. Quindi abbiamo deciso di sostenere non una parte o l'altra del conflitto, ma chi soffre, e di farlo raccogliendo dei fondi, mettendo insieme il mondo giovanile, associazionistico e artistico di Torino, e di organizzare un concerto di raccolta fondi che grazie a Hiroshima si potrà realizzare il 2 marzo, e quello che raccoglieremo lo destineremo al progetto di Operazione Colomba nel campo profughi in Libano. La situazione è drammatica, vivere in un campo profughi vuol dire morire lentamente, non ci sono prospettive, non ci sono futuro, ci sono famiglie che sono lì da 3-4 anni, non hanno nessuna possibilità di tornare in Siria, non sanno dove andare, vorrebbero venire in Italia ovviamente, e qualcuna ci riesce grazie a questa esperienza molto positiva dei corridoi umanitari che il nostro governo ha avviato da oltre un anno.